Dopo la legge approvata al Consiglio regionale nel 2021, arriviamo alla prima edizione che si terrà a Pescara al Palabecci il 10 e 11 novembre. 8 birrifici artigianali e agricoli che saranno presenti all'interno degli stand di questi 2 giorni, musica, intrattenimento e anche show cooking dedicati all'enogastronomia collegata con la birra. È un primo evento importante che promuove la regione Abruzzo. Noi crediamo il primo di una serie di eventi itineranti sul territorio abruzzese, perché dal 2015 fino al 2022, ma è un fenomeno in grande crescita, la produzione di birra agricola artigianale sta diventando un aspetto importante dell'attività e della filiera produttiva non solo abruzzese, regionale, ma italiana, e nel centro-sud con un grande sviluppo negli ultimi anni. Quindi numeri importanti, una grande crescita di birrifici, una grande crescita di produzione, e l'Italia a livello europeo si sta piazzando tra i primi paesi che da questo punto di vista hanno avuto una grande crescita negli ultimi anni. Quindi l'Abruzzo non poteva mancare rispetto a questo tema, e finalmente con questa legge del 2021 di cui sono primo firmatario, la regione Abruzzo si pone tra le prime 4-5 regioni che hanno legiferato, e quindi alla pari di Lombardia, Piemonte e Lazio finalmente anche noi abbiamo una legge cornice che disciplina o arriverà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche a dare dei contributi reali e concreti a questo settore in grande crescita.